Signori, finalmente siamo tornati nell'Oasi. Però c'era tipo il bovino Augusto e è sparito, non capisco perché. Comunque bentornati sul canale, sono Nex, siamo dentro ragazzi qua su Minecraft. Oggi ho fatto già un casino perché ho fatto un buco. Come ho fatto a fare sto buco con un colpo? Comunque signori, oggi siamo con il nuovo video di Minecraft per vedere un sacco di nuove costruzioni che possiamo fare su Minecraft. Alcune come decorazioni per la nostra casa, la nostra stanza eccetera eccetera, e altre proprio vere e proprie costruzioni con cui possiamo abbellire il nostro mondo. Ma raga, prima che cominci questo video e prima che possa fare degli altri danni, mi raccomando, lasciate un bel pollicione su questo video. E se vi va magari commentate sotto con scritto il panda, perché c'è un panda dritto come un bacchetto. Guarda che bel panda, ragazzi. Un bel panda dritto. Quindi perché non commentare sotto con scritto i panda o il panda, quello che volete, o io, dipende se siete in abbondanza i panda. Fatelo per lui che è un pochino triste, vedete. Chi è che non lascerebbe like per un panda triste? Su. Avrò bisogno del letto rosso, della polvere di calcestruzzo nera, lana rossa, del tappeto rosso, dei pulsanti di pietra, delle scale di quarzo e delle lastre di quarzo. È molto molto semplice, possiamo utilizzarla per abbellire il nostro letto e l'andremo a fare esattamente qua di fianco. Ragazzi, vi ricordo che qua c'è tutto un sacco di costruzioni che ho fatto negli scorsi episodi, quindi se avete perso qualche episodio di costruzioni trovate la playlist sotto nei commenti, dove potete appunto andare a vedere tutte quante le cose malate che abbiamo fatto. C'è anche gli standard, ho fatto un sacco di roba tipo questo qua che era veramente molto molto carino. Ok, questa è la simulazione a distanza, è un pochino brutta, sembra un po' una cosa decadente, ma non vi preoccupate, non penso che nessuno di voi abbia una stanza così terribile. Allora, io direi di buttare via tutte queste robine qua che non ci serve più a niente, andiamo a riprenderci le nostre cose che appunto abbiamo preso all'inizio per fare questa costruzione. Allora, è molto molto semplice, sarà solamente appunto questo, un diciamo rimodellamento del nostro letto per far sì che diventi veramente 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 figo. Allora, cominciamo subito raga, prendendo due polveri di calcestruzzo che andiamo a mettere ai lati del letto, in questo modo qua, ok? Prendiamo il tappeto rosso e lo andiamo a posizionare esattamente dalla parte superiore, sempre comunque del letto. Scalini di quarzo, andiamo a metterli uno di fianco e uno di fianco dall'altra parte, in questo modo qua. Dopodiché prendiamo, ragazzi, un altro blocco di lana rossa. Potete usare quello che volete. Se usate il letto blu, utilizzate tipo il coso blu, eccetera, eccetera, uguale. Comunque, facciamo anche la lana davanti. Prendiamo nuovamente la polvere di calcestruzzo. Ne mettiamo sempre uno qui e sempre uno di qua. Ok, questo può sembrare intanto niente, sembra una porcheria, però non vi assicuro che non sarà assolutamente quello che sembra adesso. Allora, lastra di quarzo, saliamo di altri due, ok? Andiamo a prendere gli scalini e facciamo uno, uno, due. Togliamo questo, questo, rimettiamo lastra di quarzo e lastra di quarzo sempre comunque qua. Scalini davanti, quindi uno, due e uno, tre. Dobbiamo farlo però rivolto, sempre così, in modo che si chiuda, perché se tipo se non lo facciamo... Ok, se non lo facciamo verso di qua poi non si chiude ed è un problema. Pulsante di pietra, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e avremo trasformato, ragazzi miei, il nostro letto in una macchina da corsa. Può essere fatto ovviamente in tutti i modi, io l'ho fatto rosso, ma potete farlo assolutamente anche tipo blu, nero, con anche tutta questa roba qua invece che bianca, gialla o tipo come volete. Però devo dire che il suo effetto lo fa e potete assolutamente abbellirci la vostra camera e rendere il vostro letto un po' più particolare. Signori miei, questo è veramente molto semplice, la prima costruzione di quest'oggi, tempo impiegato per farla, tipo roba come avete visto, 5 minuti, 5, 6, mettiamo 6 solo perché ho fatto anche questa specie di coso scrauso che sembra la bara ad un defunto. Comunque, prima costruzione era questa, direi però di passare subito con la prossima perché ne abbiamo ben 4-5 da vedere, quindi ci ripassiamo subito subito alla seconda costruzione. Per la prossima costruzione ci serviremo di botole di abete, eccocele qua, di ragazzi miei, supporti per armatura, elmo di maglia, ovviamente ne serviranno due, pistone, blocco di pietra rossa e blocchi di neve. Allora signori, io direi di andare subito a mettere in questo punto qua, sempre di fianco all'altro, e andiamo a fare appunto questa seconda costruzione. Ok, questo è il nostro mini iceberg che ci siamo fatti con un sacco di neve nevosa e blocchi di neve che innevano tutto. Beh, noi per abbellire comunque il nostro, diciamo, la nostra casa nel bioma innevato, possiamo, o anche solamente se siamo vicino a un bioma innevato, possiamo crearci, ragazzi miei, uno snowboard, molto semplicemente facendo una robina del genere. Andando a togliere due blocchetti, adesso il primo di neve, perché ovviamente ci ho messo la neve. Mettiamo giù due botole in questo modo qua. Supporti per armatura. Una. E una due. Ops. E una. Oi. Una due. Che fastidio. Ok. Allora, è un po' problematica la cosa. Se siete su Java Edition siete a posto, invece su Pocket Edition utilizzate il tasto per accovacciarvi, tasto destro, e anche sull'altra, in modo da renderlo tipo un soldatino dritto. Fatto questo, signori miei, andiamo subito a prendere dei blocchi di neve ancora. Li mettiamo tipo sopra in questo modo, ok? Esattamente così. Dopodiché, pistone malefico, pistone malefico, pistone malefico 2.0. E andando nel secondo blocco, nella parte esattamente superiore, cioè, o meglio, nella parte inferiore del secondo blocco, superiore del primo, andiamo a metterla esattamente qua. Una trapdoor e
un'altra. In questo modo qui. Mettiamo un elmo di maglia a lui e un elmo di maglia anche al suo amico. In questo modo qua, esattamente così. Dopodiché, ragazzi, hai pietra rossa come se non ci fossero domani. Bam, un bel colpone forte. E abbiamo letteralmente finito già la build. È già finita. Sì, abbiamo letteralmente, ragazzi, fatto una tavola da snowboard, ok. Senza tavola, uno snowboard e basta. Con gli agganci per i piedi, che può appunto abbellire il nostro mondo innevato. Molto semplice, che si fa praticamente in 2 minuti, neanche 2 minuti, tipo 40 secondi la fate. Cioè, ci vuole più tempo a drizzare queste dannatissime armature che a fare il nostro, diciamo, congegno, ok. Nella prossima costruzione ci serviremo semplicemente di terracotta nera, calcestruzzo bianco, terracotta rosa e blocco di miele. Molto molto semplicemente, signori. Questa costruzione la dedico a tutti quelli che hanno i topi molesti dentro casa. Ma come i topi? Sì, raga, i topi. Perché chi è che non ha sul mondo di Minecraft le cantine infestate dai topi? Beh, con questa costruzione potrete darvi assolutamente una mano. Allora, sì, non c'entra assolutamente niente. Però, signori, cioè, quando finirò la costruzione capirete perché parlavo dei topi. Comunque, ragazzi miei, molto semplicemente la cominciamo sbattendo giù. 4, 1, 2, 3, 4 blocchi di appunto calcestruzzo bianco in questo modo qua. Dopodiché terracotta nera saliamo di 2 blocchi, 2 blocchi anche qua, 2 blocchi qua sopra, 2 blocchi qui, ok. E chiudiamo letteralmente tutto quanto lasciando solamente libero questo qua davanti. Andiamo a fare un'incornata in questo modo qui, signori miei. Dopodiché prendiamo la terracotta rosa, blocco qua in mezzo, ok. Andiamo a prendere 2 blocchi di miele, facciamo 1 e 1, 2. Fatto questo andiamo a fare subito una robetta del genere. Chiudiamo letteralmente tutto con dei blocchetti così, ok, in questo modo qua. Dopodiché prendiamo terracotta nera, terracotta nera, e possiamo già aver finito. Anzi, no, signori miei, ancora 2 blocchetti qua e avremo letteralmente fatto la prossima costruzione, ovvero un gatto, ragazzi, per tipo scacciare i topi, i sorci, le pantegane, insomma tutto quello che avete in cantina, che sinceramente non desiderereste appunto avere in cantina. Potete utilizzarla per addobbiarci la vostra camera se è tipo alta 4 metri o tipo metterlo in giardino, perché i gatti, cioè un bel gatto in giardino ci sta sempre comunque bene. Signori miei, abbiamo finito anche la terza costruzione. Si fa letteralmente, avete visto, anche questa in un minuto e mezzo, 2 minuti. E comunque devo dire che è comunque un bel micio che possiamo creare nel nostro mondo di Minecraft. Allora, signori, prossima costruzione ci serviremo di Lost Arena. È un pochino più lunga, ma vi posso garantire che assolutamente ne vale la pena, perché è veramente molto molto carina. Scale di arenaria, bambù, farina d'ossa, corda, registro di abete, lanterna, uovo di coniglio, guinzaglio, falò e pala di legno, di quello che volete, anche d'oro se avete usato. Se avete di diamante, flexatela pure di diamante, che non fa mai male. Allora, signori miei, poi troverò anche il bovino Augusto, che non sia questo che si pianta un palo di bambù sulla testa. Lo troveremo prima o poi, ne sono sicuro, o forse no, ma intanto l'importante è crederci. Signori, prossima costruzione, finalmente utilizziamo lui, il buco di talpe con dentro un maiale che non so come ci sia finito, ma ovviamente tutte le volte facciamo la costruzione, un maiale ci deve finire dentro a prescindere. Signor maiale, venga fuori, non mi faccia arrabbiare, vada fuori, dai, signor maiale. Che pazienza, porca miseria. In questa costruzione malsana, ragazzi, cominceremo subito facendo un buco. Adesso qua l'ho fatto distante, deve essere tipo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, distante 9. Signori, l'ho fatto di distanza 9, potete farlo esattamente come volete, dipende quanto volete far lungo il ponte. Questo diciamo che è una simulazione, ok. Lasciamo il centro occupato e 2 buchi ai fianchi così. Stessa cosa anche dall'altra parte, in modo da far sembrare l'erba appunto sdentata. Fatto questo, ragazzi, mi buttiamo via subito l'erba e riprendiamoci subito le lastre di arenaria che andremo a utilizzare esattamente in questo istante. Scale di arenaria qua sotto, esattamente così, e mettiamo subito le altre lastre strozze sopra alle nostre scale, in modo da far sembrare appunto il ciò una specie di scalinata, gradinata, ok. Stessa cosa con le scale da questa parte qua. E ragazzi miei, ancora delle lastre di arenaria levigata in questo modo qui. Non bastava il maiale, adesso dentro c'è finito un cavallo. Io adesso, ragazzi miei, ditemi come faccio a continuare ad avere questa pazienza, perché non ho proprio parole. Fatto questo, signori miei, dato che la pecora si vede che si mette a mangiare l'aria, non dovrebbe venire qua. Io, ragazzi, comincerei mettendo giù finalmente del bambù. Facciamo una riga di bambù in questo modo. Adesso tenendo questo che non ci serve, esattamente per tutto il percorso che dovremo proseguire, lasciando però libero la parte centrale, che dovrebbe essere questa qua. Tiriamo via questo bambù e andiamo a fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Scusate, uno, lasciate stare sempre comunque la centrale, non la toccate. E praticamente facciamo una robina del genere, ok. Abbiamo tutti i nostri bambù messi sotto, tranne quello centrale che non c'è, perché appunto l'abbiamo tirato via. Dopodiché, raga, farina d'ossa, andiamo a fare una cosa molto semplice. Andiamo a dargli 3 colpetti in questo modo qua. 1, 1, 2 e 1, 3. Esattamente così. E la stessa cosa anche di qua. 1, 1, 2 e 1, 3. In questo modo qua. Il secondo, raga, 1, ops,
1, 1, 2, 1, 3 e 1, 4. 1, 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Vi consiglio già di fare una cosa, già da subito. Mettete della cordella sopra, altrimenti cominciano ad andare in giro e tipo crescono come fossero cose che crescono, ok? Mettiamo un altro coso qua. Dove l'ho messa la cordella? Ok, c'è. E un'altra cordella qua, perché vi vedo, altrimenti cominciano ad andare in giro e sono molesti. Mettiamo, ragazzi miei, ancora farina d'ossa. 1, 2, ops. 1, 2, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, ok, deve essere leggermente più alto di questo. 4, 5, 6, in questo modo qua, esattamente così. Cordella ancora, e facciamo la stessa cosa anche di qua, che visto che questo sta già crescendo, quindi andiamo su fino a farlo esattamente raggiungere il livello dell'altro. Stessa cosa così, dopodiché andiamo subito a fare la stessa medesima cosa anche dall'altra parte. Quindi nella parte iniziale avremo la crescita di 3 per quanto riguarda questo. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 6. Esattamente così. Ragazzi miei, ancora cordella in questo modo qua. E signori, avremo già finito la parte iniziale del nostro ponte malefico. Fatto questo, adesso andremo a prendere subito delle recinzioni di abete e andremo a fare una robetta del genere. Qua nel punto dove non abbiamo messo il bambù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... e 8, ok, in questo modo. Oddio, queste le ho bloccate, ok, sì, no, perché sennò, vi ripeto, mi turlupinano queste, non va bene la cosa. 8 anche di qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, in questo modo qua. Andiamo subito, ragazzi miei, a chiudere il tutto. Ci mettiamo una lanternozza qua al centro, così stiamo belli freschi. E ragazzi miei, al momento ci siamo. Ma raga, non è ancora finito, perché adesso dovremo andare a prendere subito delle sfagosissime recinzioni di abete e le andiamo a mettere esattamente nella parte centrale dove non abbiamo messo assolutamente niente, in questo modo qua. Con gli ozi, e le andiamo a mettere esattamente qui in fondo, quindi facciamo, tiriamo via subito questo blocco qua, andiamo a mettere questo qua, andiamo a fare così, ok? E mettiamo una lastrozza dietro, la strozza dietro. Qua andiamo a fare due buchi, in questo modo qua, 1 e 1, 2. La strozza di arenaria, la strozza di arenaria anche qua. Mettiamoci subito un conigliozzo. Andiamo subito a chiudere, anzi, però gli mettiamo il guinzaglio. Ok, sì, metta guinzaglio. Ok, chiudiamo in questo modo qua. Ah, il maiale subito che va a fare il molestatore. Allora, guinzaglio, lo attacchiamo in questo modo qua. In questo modo qua, esattamente così. Stessa cosa anche di qua, quindi mettiamo subito il nostro... Allora, conigliozzo qua sopra, facciamo conigliozzo, guinzaglio, chiudiamo tutto in questo modo, altra lastrozza sopra. Andiamo a mettere il conigliozzo esattamente qui, ok, e poi la stessa cosa la facciamo di qua. Ragazzi miei, altro buchetto così, andiamo a mettere un'altra lastrozza qua sotto, dopodiché conigliozzo, allora mettiamo giù guinzaglio, chiudiamo perché il coniglio deve essere chiuso. Andiamo a metterlo esattamente qua sopra, in questo modo qua. Stessa cosa anche di qua, facciamo 1, 1, 2, facciamo subito lastrozza sotto, mettiamo subito, ok, forse un po' di più. Due ne togliamo, lastrozza sotto, mettiamo conigliozzo maledetto, guinzagliozzo, lastra di arenaria sopra, scusate, così, in questo modo qua. Lo mettiamo attaccato qua e signori miei, ci siamo. Siamo letteralmente quasi quasi a posto. Ormai la costruzione è terminata, ma non proprio aver messo giù, ragazzi miei, i falò, perché abbiamo preso i falò e dobbiamo per forza utilizzarli, che lasciamo lì a marcire. Eh no signori, anche perché sono lì che non vedono l'ora di essere accesi, tipo in piromania. Quindi 1, 2, 3 e via. Li mettiamo in questa direzione. Vabbè, ovviamente sarebbe l'unica, perché non penso che nessuno di voi metta giù i follow in questo modo. Sarebbe un pochino malata come cosa. Allora, 1, 2, 3, 4. E la situazione c'è, diciamo, è quasi la situazione è quasi, ok, è quasi incendiata, ma lasciamo stare. Adesso, ragazzi miei, palla nelle nostre mani. Andiamo subito a tirare via tutto questo fuoco che a noi in questo momento non serve assolutamente. Potete utilizzare acqua, pala, quello che volete. La pala è sicuramente la cosa più comoda al momento. Signori miei, detto questo, fatto quest'altro, abbiamo letteralmente finito il nostro ponte di bambù, che è veramente, veramente, veramente bello. Signori, guardate, cioè voi avete il vostro ponte di bambù così e potete farci le vostre scampagnate sopra questa valle di bambù e in più avere il vostro ponte che vi collega le due estremità. Quindi, signori, questa è la quarta costruzione di quest'oggi, penso anche la più bella e... Allora, signori, nell'ultima costruzione ci serviremo di un blocco di vetro colorato nero, di un... alto forno, che sopra di calderone. Un alto forno, un calderone, un espositore, un motivo dello standardo, un pulsante di pietra, botola di abete, supporto per la armatura e carta, blocco di pietra rossa, pistone, distributore, secchio d'acqua, tintura bianca e berretto. Signori, cominciamo subito la costruzione facendo un buco, mettendo sotto una botola di abete e un supporto di armature sopra ad essa. Dopodiché, signori, se siete sulla Java Edition, siete a posto, qua invece mettetela sempre dritta a soldatino. Fatto questo, ragazzi, andiamo subito a prendere dei blocchi, possono essere tipo di...
boh, quello che vi pare. Granito, in questo caso levigato dietro, quello che volete, vi ripeto. Facciamo una roba del genere. Andiamo a prendere due pistoncioloni, li mettiamo assolutamente qua sotto. Eccoci qua, quindi pistone e pistone, in questo modo qua. Dopodiché, signori miei, andiamo subito a prendere un calderone. Ci mettiamo dentro, ragazzi miei, anche la tintura bianca, in questo modo qua. Quindi tintura bianca, sbattiamola qua dentro, facciamo diventare l'acqua. Non beva, signor Ciuco, che sennò poi diventa tipo... scemo. Ecco qua, ragazzi miei, berretto di cuoio colorato, cappucciozzo sopra. Dopodiché, ragazzi miei, andiamo a prendere subito un bellissimo, ragazzi miei, esuagosissimo distributore, eccocelo qua. Lo piazziamo qua sopra. Ovviamente io devo farlo questo qua un pochino più alto, perché altrimenti abbiamo dei problemi. Quindi facciamo una robina del genere. Ok, caldero. Mi viene da dire calderone, non so perché. Ragazzi miei, distributore, mettiamo uno qua di fianco e uno qua sopra. Andiamo subito a prendere un bellissimo blocco di pietra rossa e lo mettiamo qua sotto, in questo modo qua. Andiamo subito ad attivare il pistone maledetto. Allora, uno, due, e signori, ci siamo. Togliamo il blocco, togliamo questo, togliamo questo, togliamo questo. E ragazzi miei, la prima parte della nostra costruzione è fatta. Pistone, esattamente qua sopra, in questo modo qua, ok. Blocco di vetro, andiamo subito a schiacciarlo ancora con la pietra rossa, in modo, ok, in questo modo qua. Prendiamo subito un bellissimo alto forno, lo cacciamo esattamente qua sopra. Finalmente ce l'ho fatta a chiamarlo col suo nome, alto forno. Qua sopra, ok. Andiamo subito a levare via questo che non ci serve assolutamente più a niente. Qua faccio i danni sempre, comunque come al solito. Botole di abete, una e una, due, ok. Pulsantozzo qua di fianco, mi raccomando non vi sbagliate. Pulsantozzo, ok. Andiamo subito a prendere l'espositore, in questo modo qua lo mettiamo qua sotto. Ci mettiamo sopra, ragazzi miei, il nostro bellissimo motivo dello stendardo. Lo andiamo a mettere qua sopra perché mi cade la carta. Ok, in questo modo qua. Signori miei, riempiamo il nostro distributore di blocchi di carta. Esattamente facciamo così, ok. Mettete quanta ne volete. E in questo caso avremo creato un distributore che può essere, in questo caso, di carta. Possiamo farlo come distributore con qualsiasi cosa. E può, premendo il pulsante, appunto sbatterci fuori il contenuto del distributore. E che comunque fa arredamento. Se poi volete abbellirla, potete metterci tipo di fianco, non lo so, delle altre botole tipo di betulla, no? Comunque, fatelo esattamente come volete. Questa è l'ultima questione di quest'oggi. Io spero vi siano piaciute. Fatemi sapere sotto nei commenti qual è stata la vostra preferita. A mio parere il ponte di bambù è assolutamente la cosa più bella. Fatemi sapere se le proverete e magari qualche consiglio per la prossima costruzione. Noi cosa ci possiamo beccare in un prossimo video. Io vi saluto, Guida Next, è tutto.